Come ho detto anche all'inizio, sul mercato in entrata bene, molto veloci. Sul mercato in uscita io sto registrando qualche difficoltà. Ecco, perché dal punto di vista proprio delle tempistiche non stiamo andando così veloci sulle uscite. Eccoci qua, signore e signori, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dario detto il Darion e in questo venerdì 19 luglio siamo qui per commentare quello che è successo ieri. Ieri è stata una giornata piena di dichiarazioni, specialmente da parte di Conte. È stata la giornata dove è uscita fuori la famosa lista dei bocciati da Conte durante il ritiro di Di Maio. Quindi oggi andiamo un po' a commentare quello che si è detto ieri. Tra l'altro c'è stata anche la presentazione ufficiale dello staff ieri sera, quindi parliamo un po' di queste cose oggi. Prima di cominciare però vi ricordo l'iscrizione al canale, ragazzi, mi raccomando, arriviamo ai 4.000 iscritti entro la fine dell'anno. So che potete riuscirci. E attivate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati. Allora, io adesso mi sposto, come sempre, e partiamo subito, ragazzi, con quello che ha detto Conte ieri pomeriggio, perché secondo me ha detto cose molto interessanti. Siamo su Calcio Napoli 24, andiamo a leggere. Allora, Conte ieri ha parlato ai microfoni del TG1 e queste sono le dichiarazioni che ha fatto. Cominciamo dalla prima. Stiamo iniziando un percorso di ricostruzione, me ne sto rendendo conto. Mi sto accorgendo che c'è tanto da lavorare e non si parte da una situazione alta, bensì media. Attenzione, già delle dichiarazioni importanti, specialmente l'ultima parte. Non si parte da una situazione alta, bensì media. Questo quindi che vuol dire? Che il livello medio della rosa, ragazzi, appunto, non è alto. Conte sta prendendo sempre più consapevolezza sul fatto che la rosa, appunto, non ha questo grande livello generale, ecco. A volte la vittoria copre tante magagne, invece si deve essere obiettivi e capire dove si può migliorare per continuare ad essere competitivi e vincenti. Così come nella sconfitta si tengono le cose buone e ciò che si deve buttare lo si butta. Ecco, anche qui. A volte la vittoria copre tante magagne. Qui si riferisce ovviamente allo scudetto. Anche all'epoca, cioè, noi avevamo vinto lo scudetto, però era oggettivo che in certi reparti c'erano, diciamo, delle lacune. Per esempio il vice di Lorenzo. Cioè, avevamo Zanoli e poi Berezinski. Quindi è vero, la vittoria copre, diciamo, mette un po' la polvere sotto il tappeto. Però bisogna essere obiettivi e capire dove si può migliorare per restare competitivi e vincenti. Questo, secondo me, questa frase si riferisce al mercato che è stato fatto dopo lo scudetto, quindi l'estate successiva, dove hai preso Nathan, Kajust e Lindstrom, che hanno dimostrato di essere stati un downgrade, di aver peggiorato la situazione. Poi, ovviamente, non è tutta colpa loro perché sono andati male tutti, ok? Stagione senza coppe, c'è un vantaggio e uno svantaggio. Puoi lavorare tutta la settimana, ma non fai una rosa competitiva così come la Champions. Ed è giusto, cioè, non è che ti metti a fare una rosa dove c'hai 11 titolari e altri 11 che possono essere titolari, ok? Il livello tra titolari e riserve è più accentuato, diciamo, rispetto a quando stai in Champions. Serve di sicuro una rosa buona. Il prossimo step e fare valutazioni in campo, capire chi rimane e chi invece è giusto vada a giocare da altre parti. E quindi qua, valutazioni sul campo durante i ritiri per capire chi deve restare e chi deve andare. Quanto manca per avere questa rosa appunto buona ma non numerosa? Per ora sto facendo valutazioni col club, quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, cioè migliorare la difesa. Il prossimo step, valutazioni in campo. I tempi della cessione di Osimhen possono complicare la situazione? La situazione era chiara, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito. Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera. Prima abbiamo riallineato le idee, ora facciamo valutazioni, poi ci saranno acquisti e cessioni. Vabbè, diciamo che la situazione Osimhen la sappiamo ed è praticamente in procinto di andare al Paris Saint-Germain. Vabbè, poi ritiro in Trentino, bello, tutto bello. Inter squadra da battere, lascio agli altri i pronostici. Quindi, ragazzi, andando a prendere la parte più importante di queste dichiarazioni, Conte ha fatto capire comunque che c'è ancora tanto lavoro da fare per quanto riguarda il mercato e in questo momento è fondamentale essere veloci nel mercato in uscita. Il Napoli in entrata ha fatto 100 volte meglio rispetto agli standard passati, però ha detto una cosa importante, cioè quello che si deve buttare lo si butta, cioè ha fatto capire che, cioè,
Lui ha bocciato dei calciatori e questi calciatori vanno ceduti e bisogna anche muoversi perché siamo al 19 luglio e tra un mese esatto inizia il campionato. Ora, quali sono questi calciatori che Conte ha bocciato? Dovrebbero essere questi qui. Allora, questo ragazzi è un tweet di un utente che chi bazzica su Twitter probabilmente lo conosce. Questo è un utente molto informato, l'ho seguito per vari mesi e ragazzi ci ha preso su tutto, in primis su Conte, quando ancora non se ne parlava. Lui è stato il primo a parlare di Conte al Napoli. Mi fido di lui, ecco, per dirla in breve. Questa ragazzi dovrebbe essere la lista dei bocciati: Juan Jesus, Ostigard, Mazzocchi, Mario Lui, Lindstrom, Gaetano, Caiust, Simeone, Zerbin e Khedira. Allora, come potete vedere, non sono pochi. Abbiamo praticamente 10 calciatori. Tanti di questi erano scontati. Juan Jesus, Ostigard, anche Mazzocchi. Mario Lui ce l'ha detto praticamente il procuratore un mese fa. Lindstrom, Gaetano, Caiust non me lo aspettavo, così come Simeone. Zerbin e Khedira, come ho detto anche ieri, sono giocatori che ti puoi tenere proprio come, ecco, Zerbin come quinto esterno, Khedira come terza punta per fare brodo, ma non sono giocatori su cui puntare. Il problema secondo me è uno solo: io non credo che riuscirei a venderli tutti perché sono troppi. Ora, Mario Rui c'ha delle offerte in Portogallo, Ostigard c'è questa cessione al Rennes che sembra fatta, però uso il sembra perché così si parla di 5-6 milioni. Lindstrom all'Everton praticamente hanno definito l'accordo, si parla di un prestito oneroso da 5 milioni più un diritto di riscatto fissato a 20. Gaetano si parla di una cessione a titolo definitivo al Cagliari e sarebbe interessato anche il Parma. Per tutti gli altri, a oggi non ci sono offerte per questi calciatori. Quindi io sinceramente non credo che verranno ceduti tutti. Magari la metà. Ecco, se, già se ne vendi la metà, è tanta roba. E poi ragazzi, tu questi calciatori li devi sostituire. Perché tu se togli Juan Jesus, devi andare a prendere un vice buongiorno. Ostigard, non c'è bisogno di cederlo perché tu comunque a livello di braccetto destro stai a posto, c'hai Rachmani e Rafa Marin. Prendendo Hermoso ti sei sistemato il braccetto sinistro. Non c'è Nathan in questa lista. Infatti, come potete vedere sopra, diciamo che Nathan sta lì lì. È un ni. Quindi diciamo che a oggi non è nella lista. Quindi tu avresti Hermoso, Nathan, braccetti sinistri. Buongiorno è un altro difensore da prendere. E a destra Rachmani e Rafa Marin. E poi all'occorrenza Oliver e Di Lorenzo che fanno i braccetti. Ma sono diciamo all'occorrenza. Mazzocchi, se lo vendi, devi sostituirlo perché serve un vice di Lorenzo. Mario Rui è già stato sostituito da Spinazzola, quindi lì si tratta soltanto di uscita. Lindstrom, numericamente sulla tre quarti siamo a posto, poi bisogna vedere se Conte è soddisfatto di quelli che ha. Idem Gaetano, diciamo che sono due nomi che in questo momento sono in sovrabbondanza. Caiust, sinceramente, non me l'aspettavo. E ovviamente se vendi Caiust lo devi andare a sostituire. Il nome che si fa è quello di Javi Guerra, il centrocampista del Valencia. Simeone, se lo vendi, devi sostituirlo. Per il ruolo del centravanti ne devi prendere due, che saranno sicuramente Lukaku più un altro. Vediamo chi è questo altro, se Simeone va via. E poi Zerbin e Khedira sono, diciamo, degli esuberi. Non c'è bisogno di sostituirli, ok? Quindi, ragazzi, c'è molto lavoro da fare per Manna in questo periodo. Come ho detto anche all'inizio, sul mercato in entrata bene, molto veloci. Sul mercato in uscita io sto registrando qualche difficoltà. Ecco, perché dal punto di vista proprio delle tempistiche non stiamo andando così veloci sulle uscite. Poi ovvio mi rendo conto che comunque sono uscite anche difficili, perché per esempio piazzare un Juan Jesus è difficile, piazzare un Mario Rui è difficile. Simeone secondo me ce l'ha a mercato. È anche vero che stiamo parlando di profili difficili da piazzare, però il succo della questione è ci hanno a muovere. Ecco perché qua tra un mese esatto si va appunto all'inizio del campionato. Detto questo, ragazzi, chiudiamo parlando velocemente della presentazione che c'è stata ieri sera dello staff di Conte. Onestamente, vedremo giusto un paio di dichiarazioni perché nel complesso, secondo me, sono state fatte, diciamo, si sono dette cose che già sapevamo, quindi ci andremo molto veloci su questa cosa. Vabbè, c'è Conte che presenta a uno i membri dello staff che potete leggere qui.
che c'è la lista completa. La prima domanda è subito per Oriali e gli viene chiesto, diciamo, un'impressione sull'aspetto mentale di questa rosa dopo la stagione appena finita, e dice Oriali che c'era un po' di preoccupazione dopo l'esperienza negativa dell'anno scorso. Dopo questi giorni però ha detto: sono molto contento ma non molto soddisfatto. Servirà tempo per capire e lavorare, ma non abbiamo troppa pazienza, e lo sapevamo. Poi chiedono a Stellini la fase difensiva, quanto tempo serve per registrarla. Olivera e Di Lorenzo se possono fare i braccetti. Dice Stellini: non c'è un difensore in particolare che ci ha colpito. Potrebbe essere questa una risposta sia positiva che negativa. Ovviamente l'attenzione e l'applicazione sono molto importanti in questa fase. Riguardo Di Lorenzo Olivera, praticamente ha detto: bisogna vederli all'opera. Ecco, quindi questa opzione di Di Lorenzo e Olivera a braccetti, diciamo che è una cosa che va vista e va sperimentata. Un'altra domanda importante fatta a Oriali: cosa porta nella società? Quello che posso dare e dire è che farò il possibile per portare valore aggiunto al Napoli. Avrò la gestione sportiva della prima squadra, quindi qui ci ha detto praticamente il suo ruolo. Ho la fortuna di avere ottimi dirigenti che mi daranno subito una mano. E va bene, sicuro ci toglieremo delle soddisfazioni. Lo spero anch'io, caro Lele. Viene fatta poi una domanda a Stellini sul tipo di attaccante che si cerca. E diciamo, ragazzi, che Stellini ha praticamente dato l'identikit di Lukaku, perché ha detto attaccante con una struttura importante, attaccante che abbia più frecce al suo arco e possa portare al Napoli e al nostro sistema di gioco caratteristiche che possono dare dei gol, ma anche diciamo esaltare i compagni di reparto. Finite le domande, prende la parola Conte, che parla di Manna e dice: sta lavorando tanto, una figura nuova, ma anche lui un grande lavoratore, ed è quello che in questo periodo è il più sotto stress e pressione, ed è, diciamo, capibile. Lo ringraziamo per sopportarci, perché è molto importante. E poi vabbè, ringraziamenti alla piazza e ai tifosi. E poi prende la parola Oriali, che chiude dicendo: siete impagabili, entusiasmo contagioso, io sono un nordico, ma davanti a voi faremo l'impossibile per ripagare la fiducia e l'entusiasmo dei tifosi. Ecco, quindi ragazzi, questo è quanto per oggi. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti: secondo voi quella famosa lista di giocatori verranno ceduti tutti o c'è qualcuno che rimarrà? Ditemi un po' la vostra nei commenti, lasciate un bel like per il video se vi è piaciuto, iscrivetevi mi raccomando che è totalmente gratis, e poi attivate la campanella. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Domani c'è l'amichevole, la seconda, contro il Mantova. Vediamo cosa succederà domani. Detto questo, forza Napoli sempre, e noi ci vediamo alla prossima.